Signore, sia con voi. E con il tuo spirito. Da sempre, ci diciamo, è come se si avesse conosciuto da sempre.
è come se il Signore ti avesse messo davanti a me da sempre, da sempre e per sempre. La seconda parola che voglio consegnarvi, la seconda parola è quella che è della fede del Vangelo. Ci dice: chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Gesù aveva dato questa ammonizione, questo ammonimento nel Vangelo di Matteo, capitolo 10. E c'è una parola dentro, fare attenzione a quelli che dicono cose al contrario, non fanno prendere in giro la cosa. Quelli che insinuano, che dicono che l'amore non è vero, che l'amore è a metà, che l'amore è fra me, che l'amore non è sempre per sempre. Non fidate di questo. Anche se vi perseguiteranno, anche se vi manderanno davanti a tribunali, non fidate. Fidatevi invece di colui che dona la vita fino in fondo, di Cristo. E chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quindi, all'idea di amore, possiamo coniugare anche l'immagine dell'amore. Dell'amore che è santo. E l'amore che è santo. La vera salvezza, la totale salvezza, tocca il cuore dell'uomo e tocca l'amore. Non è solo un fatto così, salvo tutti, e quindi no, è l'amore, è il totale amore che ha permesso di salvare l'umanità. E in quell'esperienza dell'amore che noi ci sentiamo totalmente a questa parte, salvati dalla crisi esistenziale, salvati dal non senso, salvati dai pericoli che ricordiamo ogni giorno, salvati dalle crisi, dal dolore, salvati dall'amore, salvati da ogni esperienza legale che tocca la nostra vita e che qualche volta potrebbe portarci verso la terra. L'amore ci riporta alla luce, chi fa la volontà di Dio viene alla luce, chi ama il volontà di Dio viene alla luce, vita e luce. Gli auguriamo che la mamma e papà, luce, una luce che non conosca mai Dio. E vi ringraziamo perché abbiamo bisogno sempre di modelli, abbiamo bisogno sempre di testimonianze vere, ma non le testimonianze gridate ai megafoni o gridate o scritte sui giornali. Abbiamo bisogno di testimonianze più concrete, e tu le testimoni in casa, le testimonianze che ti fanno capire la vita di Dio nel quotidiano, nel piccolo, negli sguardi, nelle attenzioni, nella vita. Sono quelle le testimonianze dell'amore che rimangono e delle persone di questo. E so che riusciremo a tenere presente questo messaggio, sì, non sarà troppo dimenticato, non penso, non penso, anzi diventano proprio stabili, cioè ci permettono di vivere in pienezza la vita di cristiani. Auguri ai piccoli, ai giovani, ai nostri nipoti, e devono guardare chi sta dietro per vedere il messaggio, devono guardare le testimonianze, così come un timone che si consegna, devono guardare e confrontarsi. Per mettersi anche loro alla ricerca dell'amore. Non è che ci abbiamo tutti qua del protezionato, sia chiaro. Non è la nostra famiglia del protezionato, lo sapete molto bene, fin troppo. Ma dentro c'è questa senza luce, andare avanti, comprendere, ascoltare, entrare in pienezza con noi stessi. E auguri a tutti noi della comunità cristiana, che in Cristo pone il fondamento dell'amore. E lui. Solo in lui che è particolare, noi diciamo di poter amare veramente. In questo modo camminiamo, in questo modo viviamo per sé.